La storia del parco Terra Nostra è legata all'evoluzione del bagno di Furnas come centro termale e località di vacanza. Questo giardino botanico di gusto romantico fu costruito tra il XVIII e il XIX secolo ed è uno dei luoghi più famosi dell'isola di São Miguel. Visitato da abitanti del luogo e stranieri, attratti dalle vasche della piscina geotermale, dalle magnifiche viste panoramiche, nonché dalla varietà e dalla ricchezza della vegetazione esotica. Il parco si divide in due zone, una parte alta occupata da viali, fitti boschi e una zona bassa, tra i corsi dell'acqua della Ribeira Amarela e della serpentina acquatica, ricca di passeggiate, prati, cisterne e sorgive. Si segnalano i giardini tematici delle cicas, palme, delle endemiche, dei fiori, delle camelie e delle felci, nonché l'Avenida das Palmeras e l'Avenida dos Ginkgos, viali delle palme e dei ginkgo. Tra le specie di maggiore importanza vi sono querce, pioppi neri e bianchi, criptomerie, araucarie, liriodendri, camelie, felci arboree, ortensie, azalee e rododendri. Il giardino botanico Terra Nossa in portoghese è considerato uno dei più belli d'Europa e del mondo. Riconosciuto a livello internazionale per la sua diversità di piante e alberi particolari, questo giardino è una tappa obbligata a São Miguel. Oggi piove qui a Furnas, ma la pioggia non mi ha impedito di fare il giro completo di questo meraviglioso giardino e vi auguro anche a voi una buona visione.
Obrigado. Buon appetito. Obrigado.